Buongiorno, sto facendo il porridge, ho fatto 30 g di avena, 80 g di albume, adesso ci metto un po' d'acqua e poi lo metto nel microonde, di avena ho usato questa, e poi ho preso una banana, ne faccio metà al microonde in modo che diventi molle e poi la mescolo nel porridge e poi l'altra metà la uso per guarnire. Colazione pronta, ho fatto la mia solita frittatina di albumi con un uovo, una galletta, il tè. E poi il mio porridge con la banana e la marmellata. Buongiorno, bentornati sul mio canale. Se siete nuovi, benvenuti. Sto parlando a voce bassa perché sono le 7:30. Ho appena fatto colazione, adesso vado al lago che faccio una passeggiata con una mia amica sul lungolago. Ci troviamo una volta a settimana, di solito nel weekend, adesso vabbè durante la settimana, dipende un attimino da quando siamo libere e facciamo una passeggiata, facciamo un'oretta di camminata e ci troviamo anche, ci aggiorniamo sulle nostre vite così. Però ci motiviamo anche a vicenda per andare a camminare ed è una bellissima cosa. Tra l'altro sua mamma lo fa anche con una sua amica, quindi un consiglio è trovatevi un partner, qualcuno con cui magari andare a camminare appunto adesso che fa caldo. O fare uno sport insieme, però anche solo appunto trovarvi una volta a settimana per fare una passeggiata con un'amica che non vedete mai, perché lei studia a Parma, per esempio, io studio a Brescia e quindi non ci troviamo. Però quando nel weekend siamo entrambe a casa, perché appunto siamo dello stesso paese, andiamo a fare una passeggiata, ci aggiorniamo sulla nostra vita, chiacchieriamo e ci motiviamo a vicenda, perché se io so che devo andare con lei, dico ok, un giorno alla settimana faccio questa passeggiata e così lo stesso per lei. Quindi se avete difficoltà magari a programmare un'oretta di cardio, una cosa così, o anche ad essere costanti, ad avere perseveranza nel fare qualcosa, trovatevi un workout partner o qualcuno che vi motivi e che si motivi a sua volta, qualcuno con cui prendere l'impegno, insomma. E niente, quindi adesso vado, che sennò arrivo in ritardo e poi vi porto nella mia giornata. Mi sono preparata i libri per andare in biblioteca a studiare e ci vediamo dopo. Ho fatto la passeggiata con la mia amica, abbiamo fatto tipo 10 km, infatti abbiamo camminato tantissimo e lo conto come il mio giorno di cardio. Adesso faccio merenda, sono stata al supermercato e ho preso lo yogurt greco e i lamponi e mangio questo qua e poi sono fuori dalla biblioteca, dopo vado in biblioteca a studiare. Sono messa la maglietta di Bulk Powders, però adesso mangio che sto morendo di fame. Sono tornata a casa e sto preparando il pranzo. Sto facendo i peperoni alla griglia e poi voglio fare le scaloppine di pollo al limone. E come dolcetto mi mangio un cornetto. Ho fatto anche la rima. Tra l'altro ho notato che i cornetti ultimamente li fanno più piccoli rispetto ai cornetti normali. Cioè questo qua ce l'ho in mano, di solito era più grosso. Però vabbè, meglio almeno mi tolgo la voglia di cornetto senza mangiarne uno troppo gigante. Finito di mangiare, mi sono riposata un pochino, poi mi sono messa a ripetere immunologia, ma adesso voglio farvi vedere una cosa. Praticamente Clara mi ha portato dall'Inghilterra una gelatina, cioè praticamente è una cosa per fare la gelatina, fondamentalmente mi ha portato questo. Praticamente è una polverina che usano i bambini per fare la gelatina in Inghilterra e va usata con l'acqua calda bollente e tecnicamente metà acqua calda bollente e poi viene messo nell'acqua fredda. Però lei ha provato a farla con lo yogurt greco e mi ha detto di provare, me l'ha portata. Quindi ho fatto metà acqua bollente, questa bustina qui e poi l'ho messa nello yogurt e l'ho lasciata riposare tutta la mattina ed è venuta questa consistenza gelatinosa. Questo yogurt tipo gelato alla fragola e alla fine è solo yogurt greco e quella cosa lì non so, tipo non ha zuccheri, non ha niente, non so che cosa sia, sarà un po' tipo i bolero credo. E quindi mi mangio questo che sono 150 grammi di yogurt con l'acqua e la gelatina. Io sono per le cose gelatinose, pastose, così anche tipo il porridge, quindi a me piace tantissimo, l'ho già passaggiato e sa di fragola, è molto buono. E poi torno a studiare. Eccomi, ho finito di studiare le cose che dovevo studiare oggi e anche quelle che dovevo studiare ieri, perché praticamente ieri ho avuto una giornata, no, diciamo, ne ho parlato anche su Instagram, tra l'altro se non mi seguite su Instagram sono Alice Fit e dovreste farlo perché appunto faccio sempre questi post in cui sono molto aperta e vi parlo magari appunto delle mie difficoltà
o anche di come io reagisco a determinati momenti, no? Quindi se questi video vi piacciono, secondo me vi piacerebbero anche i miei post su Instagram, quindi in caso seguitemi appunto su Alice Fit. Comunque, come dicevo, ho avuto una giornata no perché fondamentalmente non sono riuscita a concludere nulla di quello che mi ero prefissata, non sono riuscita a fare niente, ma semplicemente ero nel mood, non lo so, un mood negativo di frustrazione, ma non so nemmeno perché. Sapete quando vi capita che avete una giornata no e dal nulla non riuscite più a fare niente? Cioè, non sono riuscita a studiare, non riuscivo a concentrarmi, volevo registrare un video su YouTube ma non ero proprio nel mood, ho preso la fotocamera ma non riuscivo a parlare, ero proprio... ma non c'era un motivo particolare, semplicemente era una giornata no. E a volte capita che ci sia una giornata no, una settimana no, addirittura un mese no, e magari è dal nulla o magari c'è un motivo vero, c'è una cosa molto grave che è successa, non lo so, comunque a volte capita, siamo umani e capita a tutti. Ieri sinceramente mi sentivo veramente veramente un fallimento perché ho detto, Dio, cioè io devo studiare, ho l'esame tra poco e non sono riuscita a fare assolutamente nulla. Ho detto almeno faccio un video su YouTube e non sono riuscita a registrare neanche quello. Tra tutte le cose che volevo fare non sono riuscita a farne neanche una e mi sono sentita veramente come se avessi buttato via la giornata. Una cosa che mi aiuta in questo genere di situazioni è fare un respiro profondo e ripetermi, Alice, tu non sei un fallimento, nonostante magari tu abbia fallito qualche tentativo. Io ci ho provato, io ci provo sempre, ci provo a studiare, ci provo ad essere la versione migliore di me stessa, ci provo a portare a termine tutte le cose che voglio fare per raggiungere i miei obiettivi. Qualche volta durante il percorso fallisco, cado, sbaglio o appunto ho giornate no in cui non riesco a concludere nulla. Questo non significa che io sia un fallimento, questo non significa che voi siate un fallimento se avete una giornata no, perché è normalissimo averne. Tra l'altro alcune ragazze mi hanno appunto scritto su Instagram dicendomi grazie per il post, anche per me oggi è stata una giornata no, ma da domani si riparte più cariche di prima. Perché una cosa che ho detto è, dopo che mi sono ripetuta Alice non sei un fallimento, nonostante tu abbia fallito qualche tentativo, che in inglese suona meglio, you're not a failure despite failed attempts. Ogni volta che me lo ripeto, poi mi dico, ok, adesso vado a dormire, ci dormo su e domani è un nuovo giorno. E a me la mattina gasa tantissimo, mi esalta l'idea di andare a dormire, svegliarmi e avere una giornata completamente nuova davanti, di poter fare un sacco di cose. Quindi mi sveglio e dico, ok, oggi è un nuovo giorno, nuovo capitolo, si volta pagina e si ricomincia da qui. E ricomincio da qui a scrivere la mia storia, a scrivere la mia vita. E infatti oggi sono stata super produttiva, ho studiato sia le cose che volevo studiare ieri che le cose che ho studiato oggi e tra poco vado in palestra a fare gambe. Quindi, anche per voi, se una giornata non va come volete che vada, non preoccupatevi, non abbattetevi e soprattutto non fatevene una colpa, non sentitevi un fallimento. E anche se vi passa per la mente l'idea che siate un fallimento e che non riuscite a fare nulla, scacciatela subito, dormiteci su e ricominciate più carichi di prima. Perché vi posso assicurare che se continuate a provarci, se continuate a sbatterci la testa, nonostante gli errori, nonostante i fallimenti, raggiungerete l'obiettivo che volete raggiungere. Perché quello che fa davvero la differenza tra voi e la persona che ha mollato alla prima difficoltà è appunto questa voglia di continuare a provarci. Sì, ieri non ho fatto nulla, avrei potuto lasciarmi abbattere e dire ok, allora mollo tutto, non faccio più l'esame, lo darò a settembre e mi concentro su un altro esame. No, io adesso sono ripartita carica per fare immunologia perché il mio piano è di dare immunologia il 4 luglio. E non voglio mollare, così come non voglio mollare se cado in altri ambiti della mia vita. Magari può essere per quanto riguarda un allenamento, posso avere un allenamento no, una giornata no per quanto riguarda l'alimentazione, magari mangio qualcosa che non dovevo mangiare. Può capitare per l'allenamento di avere un allenamento no o di non volersi allenare una volta, però per questo non significa che magari dobbiamo smettere di fare questo sport che sappiamo che ci fa stare bene, che sappiamo che ci può portare alla forma fisica che sogniamo. Oppure per quanto riguarda l'alimentazione, possiamo avere una giornata no perché possiamo, non lo so, magari perdere un attimino la testa e mangiare qualcosa che non dovevamo mangiare, mangiare un pochino di più. Non siamo un fallimento per questo, capita a tutti di avere giornate no, capita a tutti di avere delle cadute, ciò che conta è come reagiamo noi a questi momenti no. Possiamo scegliere di dire ok, ho mangiato quelle 3 fette di torta che non dovevo mangiare perché devo perdere peso o perché comunque voglio mangiare più sano, ho mangiato queste fette di torta, ormai ho rovinato tutto, mollo, basta, continuo a mangiare schifezze perché ormai ho mollato tutto. Oppure possiamo scegliere di rimetterci in pista, ripartire più carichi di prima. E vi posso assicurare che alla fine quello che fa veramente la differenza tra voi e quella persona che ha mollato è il fatto che se continuate a sbatterci la testa, se continuate a provarci veramente,
arriverete ovunque vorrete arrivare, perché ne sono sicura. Quindi le giornate non ce le abbiamo tutti. Ciò che conta è come reagiamo a queste giornate. E personalmente il fatto di ripetermi che non sono un fallimento e dire ok, adesso vado a dormire, domani c'è un nuovo giorno, ricomincio più carica di prima, mi aiuta un sacco, perché il giorno dopo veramente mi sveglio e la voglia di fare è tantissima. E niente, quindi adesso ho già parlato un sacco, quindi direi basta, vado a far gambe, però non penso che registrerò l'allenamento perché sono tipo le 5, quindi ora che arrivo in palestra sono le 5 e mezza, 6, e a quell'ora la palestra è sempre pienissima, quindi non penso che porterò la fotocamera per registrare. Però vi metto dopo l'allenamento di upper body, quindi di parte alta che ho fatto ieri, quindi spalle, braccia, dorso, un po' tutto. Vi metto l'allenamento, se vi piace lasciatemi un pollice in su e magari lasciatemi un commento, così capisco che vi piacciono questi video di allenamento, mezzi vlog, tutto quanto, e ne faccio di più. Ci vediamo dopo. Allenamento finito, ho fatto glutei femorali oggi e adesso mentre aspetto la cena mangio una galletta e mezza, perché si è rotta e non so dove sia l'altra metà, il pacco è finito, boh, se la saranno mangiata i topi. No vabbè, scherzo, vabbè, mangio quello che è rimasto e una pesca. E aspetto di uscire a cena perché vado a cena con i miei su un posto qua sul lago, quindi penso che prenderò qualcosa di pesce. Ho appena scoperto che non andrò a cena prima di 2 ore, perciò mangio anche queste gallette con la marmellata, in modo da fare un post workout bello ricco di carbo. Alla fine ho preso la pizza, cambiate idea. Sono tornata a casa, come avete visto alla fine avevo voglia di pizza, quindi alla fine ho preso la pizza con le verdure e sono soddisfatta. Adesso ho l'abbiocco post pizza e post carbo. Adesso vado a dormire perché sono veramente esausta e domani alle 6 altra sveglia e si ricomincia un altro giorno. Se questo video vi è piaciuto, se questa tipologia di video con magari vlog, allenamento così vi è piaciuta, lasciatemi un mi piace. E se volete seguirmi su Instagram vi lascio il mio link qui sotto nella description box, quindi potete trovare tutto quanto. Ci vediamo al prossimo video. Selected all, deleted, never write your ass back. Feel easily defeated, why's it gotta be like that? You say you're gonna leave and then you come right back. Swear to God, we've been going through it. I know I put you through some shit one time. Don't do this, let me prove that I'm a man one time. So cold, so ruthless, I'ma beg you on my knees one time. Just stay right here, don't let me go. Yeah, don't lose your head. I didn't mean to lose my head. Didn't mean to lose you, lose you, lose you. I didn't mean to lose you, lose you, lose you. It was summertime sweetness. Saturdays we got some. Everything was awesome. I didn't see the problem. Drinking from the bottle till we blacked out from mixing. Dreaming about the days we'd be carefree living. But we lived carefree at that time and didn't know it yet. I felt the love in my heart but didn't show it yet. And now I'm writing all these paragraphs. I just wanna make it last, wanna make it last. Selected all, deleted, never write your ass back. Feel easily defeated, why's it gotta be like that? You say you're gonna leave and then you come right back. Swear to God, we've been going through it I know I put you through some shit one time. Don't do this, don't do this.